Ciao a tutti ragazzi, sono Depez e oggi siamo qui in questo nuovissimo video. Ragazzi, oggi voglio parlare del calciomercato e parlerò della Lazio. La Lazio nelle ultime non so quante ore, penso stamattina più o meno comunque, ha dato l'addio a Lucas Biglia, ufficiale 18 milioni più bonus. E adesso vi diciamo mostrerò la mia reazione a quando l'ho scoperto. Che sia più o meno what, perché ragazzi, adesso voglio essere un po' più sintetico. Allora, tu a centrocampo sai che nelle scorse stagioni hai avuto dei buchi. Adesso lasciamo stare che abbiamo un centrocampo molto buono. Avevamo Biglia, Milinkovic-Savic, Parolo e poi abbiamo Murgia, Cataldi che ritornerà dal prestito e verrà da Auronzo a luglio. Poi abbiamo molti giovani come Morrison poi non mi ricordo più, penso comunque Lulic. E ragazzi, non puoi vendere Biglia. Sai che la tua squadra senza un regista non riesce a giocare? Uno che imposta il gioco non ce l'abbiamo. Murgia deve imparare a fare il ruolo di Biglia. E come dopo Biglia è uscita proprio la notizia a caldo di un interessamento della Lazio a De Roon dell'Atalanta. Io sinceramente preferivo Biglia, che comunque ragazzi non sei un capitano se abbandoni la squadra in questo momento dove la devi solo che sostenere perché non siamo in un buonissimo momento. È finita la stagione fortunatamente perché avremmo perso ancora più punti. Comunque, la Lazio ora deve rimediare. De Roon non credo sia l'acquisto che ci farà cambiare. Comunque, speriamo tutto bene. Comunque, fascia da capitano la darei a Lulic perché veramente se la merita. E la Lazio, tanto ogni partita la gioca con il cuore, come ho detto nel precedente video. Se non l'avete visto, andate a vedere subito perché sono tornato su questo canale. Se avete visto anche che ho tolto gli altri due video che avevo pubblicato delle recensioni, comunque, è anche perché erano di qualità abbastanza inferiore a quelli che ora vi posso portare. Visto che ho questo piccolo aggeggino che si chiama Samsung Metormic. Tipo si vede un riflesso della luce. Ma che cacchio? Vabbè, comunque. Penso che ora la Lazio debba puntare su un regista molto buono. E secondo me sarebbe un buon acquisto. Come si chiama? Missiroli? No. Era Missiroli. Vabbè, secondo me la Lazio adesso deve puntare solamente su giocatori come Torreira o comunque che hanno fatto una buona stagione come Verdi e adesso sono pronti a giocare in una squadra big come la Lazio. Alla fine la Lazio non è una squadra proprio big, tipo Juventus, Inter non più, vabbè, però è stata una big, diciamocelo. Spero semplicemente che la Lazio l'anno prossimo riesca a trovare il sostituto di Biglia senza avere buchi a centrocampo perché, come sappiamo, Lotito non è un uomo che fa calciomercato. E poi servirebbe anche un altro che riesce a far riposare Immobile oppure che ci possa giocare a fianco. Comunque, questo lo dirò tutto in un video riguardante il calciomercato e nulla. Ritornando a Biglia, ragazzi, io non capisco veramente come si fa ad abbandonare la propria squadra per una squadra che sta sotto per i soldi. Biglia, spero che guarderai questo video anche se probabilmente non sarà mai così, ma ti devo dire solo una cosa, che sei un mercenario perché non si può lasciare la propria squadra in questo momento. Oltretutto sei il capitano, cosa che non avresti dovuto essere, perché a questo punto facevamo rimanere Antonio Candreva e tu te ne andavi all'Inter. Tanto se dovuto andare al Milan per i soldi, se andavi all'Inter era uguale, anzi magari guadagnavi pure di più. E invece no, perché io rimango solo se mi date la fascia da capitano, disse Biglia. Giustamente tra Biglia e Candreva, Lotito ha deciso di darla a Biglia. E ora sono dell'idea che Candreva avrebbe fatto un lavoro migliore. Diciamo, avrebbe fatto un lavoro da capitano. Io
La fascia, appunto, ho già detto, la darei a Lulic, che è un uomo che ci mette sempre il cuore nelle partite. E Biglia, quello che ho da dire a Biglia, gli faccio i miei migliori auguri. Spero solo che tu ti rompa il crociato. Non sto scherzando, ovviamente, ragazzi. E diciamo, manda il male verso gli altri. Comunque, se ti sei rivelato un capitano veramente codardo, che abbandona la tua squadra, così i tifosi, che a parer mio la Lazio ha la miglior curva di tutta Italia, se non d'Europa, ragazzi. Sarò anche un po' di parte, però cantiamo tutti in 90 minuti e uno prova sempre a sostenere la propria squadra e canta tutta la partita. Non so veramente cosa dire, cioè scusate se non è un video proprio sfogo, però raga, non so veramente cosa dire perché sono un po' scioccato perché uno che ti giura fedeltà alla Lazio, che poi inizio stagione disse voglio finire la mia carriera qui e se ne esce a fine stagione con non so se rimango e dopo 2 giorni se ne va al Milan. Non sei un capitano, sei solo un codardo. Adesso finisci la carriera al Milan senza Champions. Probabilmente dall'Europa ci esci con lo squadrone dove probabilmente non giocherai neanche titolare perché ovviamente si stanno prendendo Cesc Fabregas, si stanno prendendo Iniesta e non lo so, raga, Isco, Morata, Dybala, tutti ragazzi. Il Milan si sta facendo un calciomercato della Madonna per non dire l'Inter. Vabbè, che c'ha cioè, Di Maria, Messi nel mirino proprio. Lasciamo perdere. Comunque, raga, Biglia, ciao. Se vediamo l'anno prossimo, verrai fischiato. Spero di sì, perché non puoi lasciare la tua squadra così. Poi i tifosi, vabbè, lasciamo stare, raga. Non penso che ne freghi molto. Comunque, raga, da Depez è tutto. E comunque. Se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi, passate dal mio primo canale, Tratto Gaming, fondamentalmente, e è nei canali a cui sono iscritto con questo canale, un iscritto in più fa sempre la differenza. Allora, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao ciao!